Questa puntata è stata realizzata in collaborazione con Plan Hotel. Enjoy Real Hospitality. The Crab, tutti i colori del grande blu. Questa volta siamo diretti alle Maldive, una destinazione tropicale che riesce a superare ogni più fervida immaginazione. Questa volta dove andiamo? Maldive. Bene, andiamo. Partiamo da Milano Malpensa e dopo 8 ore di viaggio arriviamo a sorvolare questo paradiso terrestre. Dall'aereo possiamo ammirare gli atolli che si stagliano nel blu intenso dell'Oceano Indiano. Arriviamo all'aeroporto di Malé, che con una pista di atterraggio lunga 1 chilometro occupa un'intera isola. Siamo colpiti dal fatto che per poter raggiungere la stazione degli idrovolanti, che ci porteranno a destinazione, dobbiamo attraversare la pista dell'aeroporto aspettando che il passaggio a livello si alzi, dando naturalmente la precedenza agli aerei. L'idrovolante in questi posti sostituisce totalmente il taxi ed è il mezzo di trasporto più comodo e veloce che permette di spostarsi tra le tante isole che formano le Maldive. Sorvoliamo il profondo oceano cosparso di atolli che sembrano delle macchie di colore dipinte e quasi irreali. L'idrovolante atterra nell'atollo di Ari e più precisamente arriviamo ad Aturuga. Missione Maldive, venite! Dopo il lungo viaggio è il momento di rinfrescarsi e riposarsi prima di partire alla scoperta di posti meravigliosi. Questa è l'ospitalità di Aturuga. L'arcipelago delle Maldive si compone di circa 1190 isole coralline, coperte di palme e ricca vegetazione. Tra queste, solo 200 circa sono abitate e solo una novantina ospitano villaggi turistici. In realtà è difficile stabilire con esattezza quante isole formino l'arcipelago, dovendo includere anche le numerose lingue di sabbia e gli affioramenti di corallo. Thank you.
Aturuga è un'isola dove la ricerca di un romantico angolo di paradiso viene ampiamente premiata e dove l'unico impegno richiesto è quello di godere degli straordinari elementi che qui la natura mette a disposizione. What's going on with my baby? Que ya no me quiere ver. She doesn't want to talk to me. She left in early morning without a reason. Tutta l'isola può essere visitata a piedi in 5 minuti ed è occupata interamente dal Resort Plan Hotel, che offre servizi esclusivi, garantendo la soddisfazione di tutti i turisti. For your love, quando volverás? When will you come back? Ay, dime, mami, a donde tu estarás? E mentre Fabio e Baldo sono in acqua per gli squali, io mi rilasso un po'. L'isola è la meta ideale per chi ama il sole, il mare e tanto relax. Si possono fare lunghe passeggiate lungo il bagnasciuga, lasciandosi coccolare dal suono delle onde del mare. Alessandra non può certo rinunciare allo shopping, così visita le boutique dell'isola ricche di costumi e parei coloratissimi, gli unici indumenti consentiti in una vacanza come questa. Ma è possibile ammirare ed acquistare anche preziosissimi gioielli. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. È arrivato il momento per Alessandra di dedicarsi totalmente al relax nel centro benessere Serena Spa. Ogni resort Plan Hotel ha un centro Serena Spa, che significa Salus per Aquam. Infatti, alcuni dei rimedi più efficaci per coccolare i propri clienti e distrarli dagli impegni della vita quotidiana sono i massaggi accoppiati ai benefici dell'acqua. Esperte massaggiatrici si prendono cura dei turisti, curando ogni piccolo particolare. Una vacanza rilassante, all'insegna del mens sana in corpore sano. L'ambiente, molto particolare, è nello stile dell'isola semplice e raffinato, e i fiori non mancano mai. È possibile scegliere vari trattamenti, tra cui un fantastico full body massage, energico e nello stesso tempo delicato. Dopo il trattamento, non ci resta che abbandonarsi al relax. Il paesaggio è meraviglioso e invita all'allegria. Così si brinda sulla spiaggia, si gioca nell'acqua. Proviamo anche ad arrampicarci sulle caratteristiche palme che ricoprono l'isola. Boy, just push that thing, or push it harder back on me. So let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, wine order on me. You got me going crazy. You turn me on, girl, just hug me, kiss me, squeeze me, hug me, kissing the resume. Ed ora, da Aturuga passiamo ad un'altra fantastica isola. Andiamo a Tutu Funghi.
Il romanticismo in questi posti è assicurato. I colori caldi del tramonto si possono ammirare dalla spiaggia offrendo uno spettacolo incantevole. Per raggiungere l'isola di Tudufushi ci imbarchiamo su un doni, la tipica imbarcazione maldiviana utilizzata come mezzo di trasporto, peschereccio e imbarcazione per escursioni. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Da un paradiso all'altro, siamo arrivati a Tudufushi, l'isola gemella di Aturuga. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. A Tudufushi, circondata dal mare, non troviamo nulla di più che spiagge di sabbia candida, coperte da vegetazione fitta e verdissima, dalla quale svettano alte le palme da cocco, circondate dal colore smeraldo delle limpide acque della laguna. Il soggiorno a Tudufushi offre ai turisti diverse attività di svago. Per i meno atletici si può partecipare a tornei di freccette e ping pong. Per chi ama lo sport di squadra c'è la pallavolo, ma per i veri sportivi che amano il mare non si può rinunciare ad un giro in canoa, al windsurf e all'esperienza dell'immersione. I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder. Chi viene in questi posti vuole dimenticare gli impegni, gli orari, il lavoro e dedicarsi al riposo completo. All that I can see is just another lemon tree. Il sole, il mare, la pace. Nessuna preoccupazione all'infuori dell'abbronzatura. Le strutture Plan Hotel ospitano il centro Diving The Crab, un'azienda con 15 anni di esperienza nel settore delle immersioni. Fogliettino, lo prendiamo. The Crab offre la possibilità di conoscere il meraviglioso mondo sommerso nel pieno rispetto della natura e dei suoi ritmi. Alessandra approfitta di questa opportunità e si prepara per la lezione di immersione, affidandosi a istruttori professionisti e alla qualità delle migliori attrezzature. I fondali marini sono una vera sorpresa in quest'isola. Sono senza dubbio tra i più ricchi al mondo. Le immersioni a Tudufushi sono organizzate nei minimi dettagli. La presenza di acqua pulita tutta intorno all'atollo dà visibilità eccellente. Il traffico di fauna marina intorno alla barriera di Tudufushi è talmente intenso e variopinto che non bisogna perderselo. Lo snorkeling in questi posti è davvero emozionante. Incontri particolari se ne possono fare tutti i giorni. Splendide tartarughe, squali pinna nera e pinna bianca, murene ed una miriade di pesci colorati. Chi non ha mai sognato isole ricoperte di palme con spiagge bianchissime, lagune turchesi, acqua trasparente e barriere coralline piene di pesci?
Le Maldive offrono tutto questo in una realtà che si avvicina alla fantasia. Play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. Dopo il tramonto non si va certo a dormire. Le serate regalano forti emozioni ai turisti che si lasciano incantare dall'atmosfera elegante creata dal piano bar. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see. E dalla cena, che può essere servita sulla spiaggia per non dover rinunciare al romantico chiaro di luna. When we sway I grow weak, I can hear the sound of violins long before it begins. A Tudufushi, come in tutto l'arcipelago delle Maldive, l'ospitalità è una tradizione e l'obiettivo principale è la soddisfazione del cliente. Termina così la nostra permanenza nell'atollo di Ari, ma l'indomani ci attendono nuovi itinerari ed altre avventure nel mezzo dell'Oceano Indiano. Le scopriremo insieme nelle prossime puntate.